riprendiamo il discorso che avevamo iniziato in precedenza e specificatamente in quella che viene chiamata la Nuvola, un palazzo utilizzato per le esposizioni della piccola e media editoria. È stato presentato un libro di un ambasciatore o di un ex ambasciatore relativamente a tutta una serie di informazioni su Hitler, che sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe trovato a Bariloche, tutta un'area comunque controllata da tedeschi, dove poi sarebbe morto di vecchiaia. Su questo argomento se ne è trattata per decenni e decenni e la questione, devo dire francamente, a noi non ce ne frega un cazzo. No, diciamo su, no, perché le cose sono di altro tipo. Che Hitler è un depistaggio semantico, un depistaggio logico, a favore di altri argomenti molto, molto più importanti e gravi di responsabilità. Esattamente. Ma come? Ma è possibile? Ma come? Ma chi poteva pensare? Hitler è scappato col sottomarino. E una disquisizione di Lana Caprina. Sì, Yellow, come si chiama? Submarino. È passato, è scappato con uno Yellow Submarino. Submarino. Allora, veniamo al... Con il numero di matricola U-Boot. Sì. Numero 5382. Ecco. Perché sennò non è chiaro. È chiarissimo. Allora, come se fosse possibile una cosa del genere. Cioè quelli scappano e lasciano le insegne della svastica. Cioè, perché non quei gli attentatori non lasciano sempre la, no, la carta d'identità subito, guai e muoiono sempre. E se no quel caso lascia fare la carta d'identità, ti deve servire alle autorità a identificarti per stilare il certificato di morte, se no che cazzo, vabbè. Allora, su questo discorso io ho avuto una illuminazione, e la quale illuminazione mi è venuta proprio adesso. Il palazzo dell'ENI, eccolo là. Noi siamo qui all'EUR. Dove lavorava un nostro caro amico, che poi si è dato, perché quando lo chiamiamo che ci desse una mano, se da sempre, comunque non ne diciamo il nome, va bene? Lui tanto lo sa, se ci vede lo sa, sa che noi parliamo di lui. Allora, veniamo a noi. Io mi sono chiesto per quale ragione fosse successo una strana faccenda per cui un certo Priebke, che di caso svolgeva la sua tranquilla senilità, sì, che tra l'altro l'età ce l'aveva, e fosse alloggiato in quel di Bariloche, in quello di Bariloche, dove il che significa Barilotto, significa Barilotto, che io la mangio, mi bevo assieme alla noce, con la noce. Tra l'altro ricordo una splendida battuta di Tognazzi con Vianello, non so se tu te la ricordi. No, allora, so che Tognazzi smuoveva una noce davanti all'orecchio di Vianello e gli diceva: senti qualcosa, Vianello, no, senti qualcosa, no, dice, è il silenzio della noce. No, non me la ricordavo. Allora, l'hanno preso e l'hanno portato in Italia. Qui è stato processato, forse qualcuno se lo ricorda, è stato processato, anzi, prima di tutto, vedi di caso, il governo ha cambiato il ministro di Grazia e Giustizia, di cui adesso non ricordo il nome, ma è un nome inequivocabile. Andatevelo a vedere e vedete che c'era una ragione perché fosse nominato ministro di Grazia e Giustizia questo strano personaggio, ben inteso democristiano, solo che aveva un cognome che non era italiano, ma pare che fosse comunque naturalizzato italiano.
Fatto sta che come poi... Goldberg, ministro dell'economia. No, questo non è. Goldberg era il ministro dell'economia, sì. Il vice ministro dell'economia del governo primo. Esattamente. Prima di questo. Allora, che cosa è successo? È successo che un tribunale, ma guardate che io qui potrei raccontare tante altre cose, perché mi trovai coinvolto, non perché mi avessero accusato a me di qualcosa, ma trovandomi in quell'epoca consigliere della circoscrizione dove era stato ucciso Bruno Buozzi, ricordato nei nostri video più volte. E più volte siamo anche andati lì a firmare, cioè. E avendo più volte manifestato il mio interesse nei confronti del buon Bruno Buozzi, anche perché girava la notizia che il buon Pribiche fosse stato colui che, per conto di chi non si sa bene, avesse fatto fuori il buon Bruno Buozzi. Avendo io sollevato delle questioni, feci alcuni ricorsi presso il Tribunale Militare, che venivano tutti respinti, ovvero archiviati. E vi posso dire che i ricorsi furono ben 7. E il procuratore generale dell'epoca, parliamo dell'anno? Del 95, 96, era quando ero consigliere circoscrizionale. Ricordo. E essendo il procuratore generale militare un uomo del Partito Comunista Italiano, ci dovevano essere delle ragioni perché non si sapesse chi era il mandante dell'assassinio di Bruno Buozzi. Di più per il momento non dico, perché mi serve oggi di sollevare un certo quale interesse. Allora, questo interesse, che vede coinvolte assieme il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, che volevano spartirsi le ricchezze dei sindacati fascisti, mentre Bruno Buozzi si opponeva. Quindi, motivo per cui era stato incarcerato. È stato incarcerato, liberato, e tutta una serie di cose che adesso non devo dire. Lui era sotto un nome falso, per cui ufficialmente doveva essere trasportato al nord, dove avrebbe dovuto collaborare con Mussolini assieme ad altre persone. Ad Alcide? No, che Alcide? Come si chiamava? De Ambris. Assieme a De Ambris. Vi farò vedere, cari amici, un articolo che ho scovato, non è Alceste. Non è Alceste, Alceste non era... No, l'altro. Era lei, il fratello. Era Oreste. Oreste De Ambris. Ho scovato un bellissimo articolo. Alceste era militare. Alceste era fuoriuscito. Ah, è vero, era decidio col fratello, è vero. Era fuoriuscito. Sì, ma prima faceva il militare lui, il fratello. Sì, prima di essere fuoriuscito. Faceva il militare. Ma non che faceva il militare. Alceste fu il sindacalista che compilò, per conto di D'Annunzio, il famosissimo editto di Fiume. Di Fiume, cioè, la Costituzione. La Carta del Carnaro. Qui sappiamo tante altre cose, inutile che ne parliamo, no. Siamo pazzi. Quello che a noi interessava invece era il punto dove siamo arrivati, e cioè il Partito Comunista si mise contro la possibilità di stabilire chi fu il mandante dell'omicidio di Bruno Buozzi, e questo è chiaro in relazione appunto all'arresto di Pribke. Dopodiché, cosa è successo? È successo che Pribke, attenzione, fu assolto dal Tribunale Militare Italiano, in quanto dimostrò che lui aveva obbedito agli ordini e aveva fatto col militare. Esattamente.
A parte che poi non è vero nemmeno questo, ma lasciamolo stare. Ci fu una presa di posizione della comunità ebraica romana che lo voleva gestire, ecco, proprio. Che fu di nuovo processato e condannato. Però, avendo superato i 90 anni, non poteva essere carcerato al carcere duro. Per cui era stato ospitato agli arresti domiciliari da un avvocato. Certo. Allora lì la questione a me è cominciata a interessarmi. Perché? Quando vidi, l'ho detto già prima, ma comunque lo ripeto, quando vidi in una rivista che stava passeggiando ai giardinetti nei dintorni di Via Torre Vecchia, da quelle parti lì, seguito da due carabinieri. Allora io mi sono chiesto, questi carabinieri a che cosa servivano? A guardare Pribke perché lui più che non scappasse, o evitare che fosse in qualche modo aggredito? No, non aggredito, ma sequestrato. Certo. Sequestrato per conoscere che cosa? E qui entriamo nel merito della questione. Per conoscere che cosa? Quello che interessava a tanti, compreso la città del Vaticano, che è quello che ci interessa, perché se noi ci chiediamo per quale ragione i preti hanno aiutato i nazisti a scappare, il grande flusso di nazisti, di gerarchi nazisti, vabbè, io vado, di funzionari, di alto rango, esattamente, i quali avevano il passo. Tanto è vero che nel libro del famoso di questo ex ambasciatore si parla di via dei monasteri, è evidente, dai, cari amici, che qui il vero interesse è il vil danaro, o per meglio dire l'oro, no? Che da qualche parte devono aver messo, compreso sicuramente casse piene di strane cose che sicuramente non sono armi, ma oro, che venivano sbarcate da certi sottomarini. Non dico sommergibili, sono sottomarini che erano studiati appositamente per farsi tutto il tragitto sott'acqua. Sì, lo so. Come gli ultimi sottomarini, anche romani, italiani, che uno dei quali, il famosissimo comandante, che poi è diventato premiato con la medaglia d'oro. E chi era? Di chi parlavi? Poi me viene in mente, che portò i pezzi di ricambio addirittura in Giappone, esatto. E arrivò nell'agosto del 45, quando in Giappone già si era arreso. Esattamente, e quella è tutta una storiella che è molto bella, perché c'è l'ultimo combattente della seconda guerra mondiale, in realtà è stato l'equipaggio, compreso quelli della decima massa, certo, che erano di stazione a Tientsin, perché è l'ultima bandiera della Repubblica Sociale Italiana, era la bandiera della delegazione italiana della Marina Militare Italiana, che era nella delegazione in Cina, era dei nostri territori. Territorio Tientsin, era, chiamavano delegazioni, sì, Tientsin era il nostro territorio dopo la rivolta dei boxers, che noi ci impossessammo. C'è di il film 1870 con 1870, non credo, perché la rivolta, sì, dei boxers non è del 70. La rivolta dei boxers, è vero, 1898, si chiamava, no, è vero, il titolo è un altro, in cui c'è Sofia Loren anche, che fa vedere appunto quei giorni lì a Tianjin, sì, quando ci fu la difesa, sì, la difesa contro delle ambasciate italiane, no, anche delle altre ambasciate, erano, certo, tutti lì, certo. Vabbè, abbiamo detto questa cosa come addentellato, ma la cosa più importante è la questione dei quattrini, e si qui la questione dei soldi, dei quattrini, certo. E sin qui è una parte, perché l'altra parte, che per me è la più importante, è quella che vide una strana combutta tra, che non lo dicono mai, quando si chiedono ma è possibile che il Vaticano ha fatto scappare questo e quello, non lo dicono mai. Allora, la combutta c'è stata. E la combutta, e lo sapeva pure Pio XII. Cazzo, l'hanno fatto in Vaticano, ricordo. Quando
No, perché il generale l'autore del libro ha detto che probabilmente non lo sapeva. No, vabbè, ma sto parlando di un'altra cosa. No, l'autore del libro di oggi, della presentazione sì, di oggi. Io sto parlando di un'altra vabbè, cosa. Però questo fatto non può essere un fatto del tutto casuale, né può essere una manifestazione di un'alleanza che non c'è stata. Però c'è la espressione di che cosa? Degli accordi che furono presi in Vaticano tra Vaticano, Wolf, che comandava le SS in Italia, che fu quello che si fece la resa, no? La resa in Svizzera, tradendo la Repubblica Sociale, assieme a Dorman, al colonnello Dorman. Sì. Erano due belle fighe, fra l'altro. Wolf, Dolman. Si faceva passare per inglese, te l'ho detto. Sì, sì, so tutto, me lo ricordo bene. Pio XII è soprattutto il futuro Paolo VI, che non potevano che riguardare anche la fuga di certi nazisti in cambio di tutta una serie di operazioni economico-finanziarie. Non a caso il buon Wolf, con chi si era accordato? Diciamocelo, chi è che comandava quella che poi sarebbe diventata la CIA in Svizzera? Era il buon Gesù, si chiamava Gesù. Jesus Angleton, quindi più cristiano del così, più amico. Comunque Angleton, nome prettamente britannico, certo. non americano, britannico. Infatti Angleton era inglese, però era espressione dei servizi segreti americani, ricordiamoci. Jesus, non è un caso. Il buon Wolf, che era cattolico, amico personale, tra l'altro un gran bell'uomo, amico personale di un'altra persona a cui i begli uomini gli potevano interessare, il cardinale Montini. Pensavo a qualcuno dell'Empireo nazista, no. Che anche lì ce n'erano. Alcuni li hanno fatti fuori nella famosa notte dei lunghi contesti, certo. Ma gli altri permanevano. Vabbè, comunque sia, abbiamo detto tutte queste cose. È il denaro, è il vil moneta, l'argent. È il vil moneta che smuove le grandi vie del Signore, soprattutto quelle salvifiche, che sono salvifiche. E governate e istruite da preti, monache e soprattutto abati di monasteri, che baci il cordone e tutto altro. E dove baci il cordone stai tranquillo che arriva tutto. Detto questo, io concludo facendovi vedere due pagine di due riviste differenti, perché sono molto importanti. Questa, perché vi stanno pigliando per il culo in una maniera strepitosa. E noi come con le sardine, che però abbiamo parlato poco fa con due ragazzi dell'età delle sardine, che hanno detto non ce ne frega meno di niente. No, ma lui finisce male disgraziatamente, come è finita male anche la banda dei Gilet Gialli, certo. Perché i Gilet Gialli hanno fatto lo sfracello in Francia, in Italia non attacca un cazzo, lasciamo stare, perché dovremmo fare altre considerazioni. Questo invece è molto importante e dopo lo spieghiamo. Questo è uno e l'altro è lo stesso. Ecco come ti costruisco una martire dell'ambiente. Quindi noi, quando uscì fuori la storia della bambina, 16 anni. È una bambina perché pare che abbia qualche disturbo lui. Ah, vabbè. È come se una bimba. Abbiamo da dire questo: il terrorismo mediatico su base pseudoscientifica, perché la maggioranza degli scienziati ha smentito. No, gli 11.000 scienziati che avevano sottoscritto, in realtà non era neppure vero, perché erano tutt'altro, sì. Non erano scienziati
dell'ordine del settore, ma certo, dell'ambiente. Ma certo. Ecco come ti costruisco una martire dell'ambiente. Ci sono qui i precursori, perché questi qui vengono, sono personaggi scelti di volta in volta, sempre bambine, sempre che arrivano all'ONU, sempre che parlano all'ONU e tutti applausi, brava, bene, bene, bene. Come se fosse una cosa facile arrivare a parlare. Sì, appunto. Allora, l'ultima cosa che volevo dire, che ritengo piuttosto interessante, la ripeto per l'ennesima volta, una venticinquina di anni fa ebbi l'onore, io e un altro amico che tu hai conosciuto, viene spesso alle nostre conferenze presso la AVA, che si chiama Enzo, partecipammo a un importante convegno dedicato al riscaldamento terrestre, ma 25 anni fa, in una sala della Camera dei Deputati. Era riscaldata? Eh? Era riscaldata. E come no? Era riscaldata anche perché poi a fine mattinata ci siamo fatti un pranzetto di tutto rispetto. Fatto è che dopo il pranzetto hanno parlato delle persone competenti, ma i tromboni che avevano parlato prima e hanno mangiato se ne erano già andati. E noi invece rimanemmo lì fino alla fine, l'ho detto tante volte, l'ho ripetuto e continuo a dirlo. E che cosa affermavano? Che c'era il riscaldamento, che era pericoloso, che sarebbero morti gli orsi bianchi, sarebbero morti gli orsi neri, sarebbero morti gli orsi blu, e morivano tutti gli orsi. Detto tutte queste cose, no, hanno mangiato, mi pare giusto, perché se fossero stati coerenti non avrebbero mangiato per risparmiare l'ambiente, invece hanno mangiato, poi se ne sono andati i tromboni. Poi è venuto il vero e unico esperto, che è stato l'unico che ha preso la parola, e eravamo rimasti una quindicina di persone. Dice: io sono quello che va a mettere i termometri. In giro per il mondo. Sì, in giro per il mondo. Questo è quello, un italiano che all'epoca, dipendente di qua, non so quale ente internazionale, andava a posizionare i termometri e a rilevare, le temperature, e ha detto: ma 100 anni fa pensate che qualcuno andasse a mettere i termometri da qualche parte? Quindi come fanno a valutare questa dimensione, a fare un paragone? Non lo fanno, non è vero, è tutto falso, è tutto campato per aria, è tutto antiscientifico, perché la scienza è una sola, quella della misurazione. E non solo, poi lui ha detto: noi possiamo, calcolando approssimativamente, ha detto una frase importantissima che denotava il fatto che questo era un uomo di scienza. Ha detto: le uniche variazioni di temperature ipotizzabili sono nell'ambito dell'errore di misurazione. Dell'errore di misurazione. Questo è il fatto. Il resto è tutte cazzate, tutte balle, è come i Vangeli, come la Bibbia, come tutte queste cose qui. Dice: ma come ti permetti di criticare? L'ha detto il buon Gesù! Allora, io dico sempre, quando sono intenzionato di andare a parlare, anche qualcuno che mi sta a sentire, dico sempre: guardate che io non voglio negare l'esistenza di Gesù. Un tal Gesù. Perché si chiamavano tutti Gesù, quindi Gesù ci doveva essere per forza, capito? Quindi arrivederci e grazie. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, ma mi è pure sfuggito. Ah, ecco, no, volevo dire che di quei 11.000, diciamo, scienziati, ma non era vero, è tutto falso, che dovevano, erano sottoscritti, in realtà di persone, diciamo, inerenti il settore dell'ambiente ce n'erano solo una decina, i quali avevano semplicemente messo un click su un argomento sì, no, fine della storia. Non certo. C'era nessuna disquisizione, nessuna analisi, nessuna verifica di una qualche attendibilità in merito alla questione. Mentre in realtà c'erano molte centinaia di professionisti, professori, dottori universitari, eccetera, che dicevano esattamente il contrario, esatto, in maniera ufficiale. Ma che è palese che è una manipolazione, è palese, cerchiamo di ricordarcelo, cari amici, faranno tutte manipolazioni di questo tipo. Per converso, basta vedere che quello che diciamo noi non se lo caga nessuno. Appunto.
è pura di cose importanti, ne diciamo tutti i giorni. Esatto, bravo. Ma com'è che non andiamo mai in televisione? Ma neppure quelle scrause, come si dice a Roma, neppure, che ne so, Telecel Roma 56, tanto dirne una, o TVR Vox, o quelle che l'hanno sostituita nel corso degli anni. Cioè non ci si fila nessuno, perché quello che diciamo noi non si deve sapere. Esattamente, no, non si deve, quello che diciamo noi è un invito a ragionare. E gli italiani non devono ragionare, punto. Infatti. Dopodiché, bene, solo noi siamo sempre fedeli. Poi a grande Dio, dice, ma tu sei ateo, io ateo, ma non sarò mai ateo. Io sono fedele al gran Dio Priapo, quindi il cazzo vuoi. Ave Priape. Certo. Giusto? Per Dio.